Sono in una pensione e il vostro marito mi ha detto: vieni a casa mia che io ho una stanza che devo fittare, e io sono venuto per questa stanza per vederla. E lui adesso è uscito. E quando torna va a vedere qui. Ecco, quando torna. Quando torna. Presto, torna presto, me la vedete con lui. Anzi, quando torna. Quando torna glielo devo dire proprio. Che ha fatto proprio un acquisto buono, ha fatto un acquisto buono, cioè si è sposata voi, che siete una donna deliziosa. Mo che vedete? Io una volta ero un fiore. Ma mi sono ridotta che non mi riconosco più. È la vita, signora mia. Stamattina mio marito mi ha sparato. Ha sparato. Ha pigliato un revolver. E mi ha sparato. Che per miracolo, ma coiù. Che chissà quale santo mi protegge. Ma vostro marito, no? Vostro marito vi spara sempre. Sempre. La prima volta mi ha sparato il giorno del nostro matrimonio. Dopo il secondo piatto. La frutta. Che per fortuna un baccoiù. Che chissà il proiettile dove è andato a finire. Poi sono passati qualche giorno e abbiamo fatto pace e tutto è finito. La seconda volta mi ha sparato e prima mattina. Quello è il caffè, signor, il caffè. E poi il giorno del mio onomastico. La torta.
Ah, e che ne volete sapere voi? Che ne volete sapere? Ma signora, ma non vi coglie mai un bacoglio? No. E stai secca! No. Fino a buono? Ma chi lo sa? Ancora potete chiss? Ormai sono 2 anni. 2 anni che mi spara! Da quando ci siamo sposati! Le signore suonano, signore, hanno bussato! Ho sentito! Signore, hanno bussato! Deve essere lui! Speriamo che sta di buon umore! Permettete? Prego! Mio caro Michele! Mio caro Michele, come stai? Caro Arturo, come vedi, io sono qua. Lo so. Ecco qua, uguale, presente. No, sono venuto. Sono veramente contento, veramente contento. Tu mi devi scusare, Michele. Tu mi devi scusare se io non mi sono potuto fare trovare in casa. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Prego, ho avuto modo di conoscere la tua deliziosa mogliettina. No, grazie, onoratissimo. Prego. Devi sapere che sono uscito per comprare. Bravo, sono andato a comprare dei colpi di pistola che erano finiti. Però adesso sono qui, quindi ora ci siamo trovati. Siamo qua. Dorotea, hai fatto vedere la camera? Dorotea, hai fatto vedere la camera? La camera non l'ho vista, non ti preoccupare che non fa niente. Non l'ho vista. Ma come non fa niente? Scusa, ma tu come prima cosa devi vedere la camera. Vedere se ti conviene, se non ti conviene, se è arieggiata, se è illuminata, se è di tuo gradimento. Io non sono la serva di nessuno. Io. Mo se n'è andata pure la cameriera e tengo il peso di una casa sulle spalle. La sera mi corico che queste gambe, ovì, non me ne sento più. Io. Tu? Perché io forse non fatico? Fatica lui. Lui se ne viene fresco dall'ufficio e si mette a comandare. Ah, quindi io, secondo te, me ne vengo a casa fresco dall'ufficio e mi metto a comandare. Vabbè, Michele, lasciamo stare. Lasciamo stare che è meglio. Ma ti attacchi i nervi, no? Nel nervosetto. Signor non rispondete, parliamo. Michele, hai preso il caffè? No, veramente il caffè non l'ho fatto in tempo. Oh, e neanche io l'ho preso. Dorotea, portaci 2 caffè, va. Ho ordinato il signorino. Ho portato 2 caffè. Uno per il sindaco e l'altro per il commendatore. Non fa il niente, caffè. Non mi voglio un caffè. Tu voglio piglia. Non fa niente. Dorotea. Portaci 2 caffè. Pecchi, tu sei giunco. Vai e te lo prendi nella cucina. Dorotea, tu mi conosci? No, ti conosco. Mi ha ridotto pelle e osso, mi ha ridotto. Per me non ci sono divertimenti.
non ci sono cinematografi, non ci sono teatri, non c'è niente! Il caffè, un tuvoglio piglia, Arturo lo schiatta! Dorotee! Qui madonna do carpino! I tuoi effetti, ti troverai benissimo. Sì. E quindi sei stato per 15 anni negli Stati Uniti. 15 anni, ci torno. Ah, ci vuoi tornare? Io ho capito che restavi qui. Mi hai chiamato a passare. Mi ho portato il caffè. Sentirete, l'ho fatto con la mano del cuore. Che profumino. Prego, il tuo caffè. E com'è? Aspettate. Veramente squisito. Oh. Prelibato. Oh. Buono. Cosa c'è? Cosa c'è? Dimmi. Ti sei strappato la giacchetta, proprio qua dietro. Sì, la giacca. Oh.
nemmeno! Non so nemmeno come sia successo! Oh, non so nemmeno come sia successo! Oh, e quella si è strappata! Uno strappetto! No, io non lo so! Io non lo so! Sì, io mi ero proprio scordato di dirtelo! E tu cammini come un baccalà! Dorothea, bada al linguaggio che usi, sai? Vedi tu se sono parole da usare, baccalà! E come dovrei dire? Bravo! Bravo! Ci siamo strappati la giacchetta! Complimentoni! Come se avessimo una rendita da ricconi! Dorothea! Ma ti sto dicendo che se si è strappata la giacchetta è capitato! Quindi non è che uno va in giro a strapparsi una giacca così per divertimento! Ti strappo le giacche! Capita, perché sei distratto? Perché il pantalone di flanella non l'hai portato a casa con una macchia d'inchiostro? Oh! Il vestito nuovo! Il vestito nuovo l'altro giorno, tutto scucito! Vabbè, combinazioni, mettici due punti, va. Fossi pazza, adesso così te la tieni. Quando uno è distratto, questa è la fine che si merita, di andare in giro con le pezze da dietro. Signor, ma vedo io la giacca la porta dal santo mio. Aspetta. Giusto io, Dorothea, mettici due punti. Ma insomma. No, piuttosto mi taglio le punte delle dita. Dorothea, tu mi conosci? Ti conosco. Ma la giacca non te l'ha giusto. Dorothea. Io non voglio avere niente a che fare con te, capito? Ma tu
proprio come pigli per la cosa, pigli la cosa, pigli la pistola e spari a tuo marito, a tua moglie in questo modo non è possibile, caro mio, però. Devi sapere, caro Michele, che io ho sposato questa donna, la quale è una bravissima donna, senza dubbio alcuno, ma delle volte ti dà delle risposte, diciamo che ti fa un pochino salire i nervi, come forse avrei notato. Il giorno del nostro matrimonio, donna onestissima, per carità, ma con questo brutto difetto, il giorno del nostro matrimonio abbiamo avuto una di queste discussioni animate, devi sapere. E allora io a quel punto avevo una scacciacane in tasca, un po' per pazzia, un po' perché mi ha fatto salire i nervi, ho tirato fuori la scacciacane e ho sparato. Subito ho notato il cambiamento, caro Michele. Era diventata mansueta, dolce e gentile. E allora ho capito che se non sparo io non sto tranquillo e quindi vado sempre in giro con questa. La scacciacani. Ma allora, fammi capire, fammi capire. Tu l'hai sparata con la pistola a salve. Proprio. E tu mi hai fatto morire, prima, tu morire. Michè, quando te lo dicevo, mi devi scusare. Dai, che mi hai detto che mi hai detto. Arriva. Come nuova! Meraviglioso! Vieni, Arturo mio! Non si nota neanche più! No. Grazie, grazie! Ecco qua! Bello, bello, bello! Grazie, grazie, grazie! Scusate, sì, sì. Scusate se mi insometto, ma io me ne dovrei andare. Oh, vai già via, ma come? Devi vedere la camera. No, un affare importante che devo sbrigare. Ok, va bene. Mi devo rinnovare il passaporto, sì, perché devo tornare all'America. Quindi torni in America. Ah, no, aspetta, Michè, se esci fuori vengo pure io. Usciamo, andiamo a fare due passi. Sì, ma proprio ne ho bisogno. Va bene. Quando puoi lasciarmi sola a casa, tu sei contento. Dorothy, però insomma, io non lo so, non sei mai contento. Ieri sera siamo andati al teatro del piccolo. L'altro ieri sera siamo andati al cinematografo. E questa sera che c'è di male? Voglio stare un po' con questo mio amico che non vedevo da tanti anni. Anzi, sai che ti dico? Ceneremo fuori. Non torni nemmeno a mangiare? No, evidentemente no. Ci diamo proprio alla vita, eh? Artù, sai che ti dico? Dimmi. Tu non esci. Io esco. Tu non esci. Io esco. Tu non esci. Io esco. No. Sì. No. Sì. Sparala e diamo l'interno. No, Michele, non lo posso fare, mi deve venire naturale. Va bene, Michele, andiamo, che sennò questa è la serata che succede una tragedia. Andiamo. Tu non esci. Verso mezzanotte. Divertiti, Arturo. Andiamo, Michele, signora, i miei omaggioli. Arrivederci. Aspetta, Michele, aspetta.
Quasi dimenticavo. Ma chi da moda vi ha fatto niente? Adesso no, però stasera quando torno io voglio dormire. Chiamo l'Inter.